Nel 2022 si inaugura la prima edizione del World Artificial Intelligence Cannes Festival, che sarà il primo trade show europeo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. Sarà presente anche il Made in Italy digitale italiano e ci saremo noi come Assintel, in quanto abbiamo organizzato una cordata di imprese che parteciperà al Padiglione Italia. L'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze italiane, perché non soltanto le grandi imprese, ma spesso e soprattutto le piccole e medie imprese sono quelle portatrici di innovazione tecnologica. Oggi siamo qui per conoscere Phoenix Technology Solutions, che è una delle aziende che parteciperà al trade show di Cannes. È collegato con noi Giovanni Landi, che è Portfolio and Marketing Director di Phoenix e che sarà uno dei pochi speaker italiani alle conferenze del festival. Ciao Giovanni, grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno Davide. Ho una prima domanda per te. C'è un falso mito. Il falso mito è le grandi imprese, le big tech, sono quelle che fanno intelligenza artificiale. Noi però vogliamo avere il punto di vista delle PMI, quindi ti chiedo, dal punto di vista PMI, che cosa significa sviluppare business dell'intelligenza artificiale? Beh, è un falso mito effettivamente storicamente, innanzitutto per il digitale in genere, perché le big tech non erano big una volta, quindi evidentemente sono nate come piccole aziende anche loro. E più specificatamente per quel che riguarda l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale storicamente nasce in ambito accademico, non in ambito aziendale. È un tipo di tecnologia che richiede per sua stessa natura una flessibilità che la grande azienda quasi sempre non può avere. Infatti, la grande azienda ha poi dietro tutta una serie di subappaltatori o subfornitori. Ok, questo ci hai aiutato a sfatare questo falso mito. Io adesso volevo chiederti un po' di Phoenix, perché voi siete un po' una guida per la trasformazione digitale delle imprese. Mi piacerebbe chiederti nello specifico, nel segmento dell'intelligenza artificiale, cosa fate? Sì, noi siamo un system integrator di intelligenza artificiale, nel senso che noi aiutiamo dando supporto, counseling e infrastruttura, laddove necessario, alle aziende, piccole e medie aziende italiane che vogliono integrare l'intelligenza artificiale all'interno dei propri processi, con un punto chiave che è evitare l'effetto gadget, come lo chiamo io, cioè evitare l'adozione di queste tecnologie semplicemente sull'entusiasmo del momento, senza aver prima considerato esattamente che tipo di influenza e di impatto questo ha su tutta la struttura e l'organizzazione aziendale, sia in termini organizzativi, sia in termini ovviamente di infrastrutture IT, che è il mondo dal quale noi veniamo. Quindi un approccio di consulenza consapevole, questo Corretto. è quello che fate. Adesso volevo spostare un attimino il focus sul festival perché ho un'altra curiosità che è quella, in un mondo totalmente digitale, come mai partecipare a un evento fisico, un evento in presenza? Beh, a parte ovviamente il post-pandemia e quindi la volontà di ricominciare a incontrarsi un po' di persona, c'è una rivendicazione, secondo me, di una fisicità delle cose. Il digitale, per sua definizione, per sua stessa natura, è virtuale, ma, e di nuovo questo ci viene dalla nostra cultura infrastrutturale, non bisogna mai dimenticare che dietro tutto quel virtuale, dietro tutto quel mondo, domani verso dietro il metaverse, c'è sempre un'infrastruttura, delle infrastrutture estremamente fisiche e materiali che qualcuno deve costruire e mantenere. Ed è questo che, ripeto, noi anche con la nostra partecipazione fisica vogliamo continuare a ricordare a noi stessi e a quelli che incontreremo. E infatti incontreremo, immagino, poi l'importanza della relazione, no? In questo tipo di iniziative. Su questo mi aggancio per chiederti una battuta su Assintel e per chiederti che tipo di valore aggiunto trovate nella nostra community. È un doppio valore aggiunto, un valore aggiunto lato della domanda e un valore aggiunto lato dell'offerta. Lato dell'offerta, in primis, Assintel è un vivaio, soprattutto nel gruppo di intelligenza artificiale a cui noi partecipiamo, di piccole, a volte piccolissime aziende che però hanno delle tecnologie, delle expertise e delle persone estremamente competenti che noi riusciamo in un certo senso a federare, a veicolare verso il mercato, a volte anche della pubblica amministrazione grande, perché ripeto, è quello il nostro, è il mercato da cui noi veniamo storicamente. Poi c'è un grande interesse lato ovviamente domanda, perché Assintel fa parte, è rappresentante dell'ICT all'interno della Confcommercio e Confcommercio è
riunisce una gran parte di quelle piccole e medie aziende che formano la spina dorsale dell'economia in Italia e che sono i naturali recipient di tutta questa offerta che noi portiamo sul mercato. Io ti ringrazio per le belle parole su Assintel, ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi, do appuntamento a tutti a Cannes fondamentalmente dal 14 al 16 aprile, World Artificial Intelligence Cannes Festival.